Siamo in diretta, adesso okay. Lo spieghi direttamente, Simona. Allora, mi stava chi vuole buonasera come... condividere questa diretta, prende la diretta dalla pagina Facebook di Radio Raccontiamoci o YouTube, prende e condivide sul suo profilo, semplicemente. Tempo reale, benissimo, con noi vedo lì sotto Paolo Goglio, prima della sigla già gli chiedo dove sei precisamente in questo momento. No, mi hai già fatto una domanda, è troppo difficile, non lo so. Vabbè, zona. Sono in Capolavoro. Cima al Golfo di Botnia. Il Golfo di Botnia sarebbe la parte sommitale a nord del Mar Baltico. Se vuoi te lo dico di preciso, ma devo aprire le mappe. No, perché no, qui ma no... preciso era per sapere poi quanto ti manca ancora nel viaggio. Allora partiamo con la sigla, ricordiamolo che il nostro camperista solitario con Gianna, che è il suo camper, con Leona invece che è il suo cane, sta viaggiando verso Capo Nord per portare la spada di luce. Adesso andremo a scoprire dov'è, ma intanto partiamo anche stasera in anticipo con la sigla. Simona, allora apriamo il numero 19, cosa ci racconta questo numero? Vai. Non ho la voce. Attenzione, della Simona. Okay, ero muta. Il 19, forza. L'anticipazione del 19 aprile che sarà domani, è un numero d'acqua e porta intuitività, è anche un numero karmico che ha a che fare con il potere. È caratterizzato da una lotta interiore tra essere riconosciuti dal mondo oppure stare in disparte, essere più indipendenti e agire un pochino nell'ombra. Quindi c'è un po', quando è karmico c'è un po' una porta da superare. Allora, vedete anche già l'angelo inquadrato che invece è Nathaniel per la giornata di domani. Noi abbiamo l'anteprima la sera, ma poi con il podcast invece partiamo domani mattina presto, quindi ci svegliamo domani. C'è questo Nathaniel che è l'angelo della famiglia, l'angelo che ci lega alle relazioni, che a volte sono anche difficili, no, da giostrare. Quindi un angelo che porta da una parte qualcosa di molto... positivo che amiamo, no? Il legame, la relazione, ma la relazione però a volte può diventare proprio un legame con dei nodi troppo stretti, quindi sono delle energie che vanno un po' dosate, controllate, comunque meditativate, cioè attivate attraverso la meditazione. Mentre ricordiamo il numero karmico del 19, ci stiamo avvicinando poi anche alla poesia con l'Amichi, che vedo, perché avremo tante cose questa sera. Avremo anche l'anteprima dell'oroscopo della settimana, velocemente. Ma adesso vorrei collegarmi con Paolo Goglio. E Paolo, allora, puoi raccontarci. Eccolo qua. Ma allora, ho cercato di mettere a fuoco la località, si chiama Piteo, più o meno si pronuncia così, si scrive Pitea, un po' come l'Ikea. Un po' come l'Ikea, ci sta, sei al nord, sei oltre l'Ikea però ormai. Ieri ho fatto un'impresa. Che impresa hai fatto? Raccontaci. Sono andato dentro un Ikea svedese. Non è da tutti i giorni. Ho visto un Ikea, ho detto, è come dire vado a Milano, non vado al Duomo, no? In Svezia cosa c'è da vedere? Penso, da quanto ci hai fatto vedere, qualcosa di più dell'Ikea. No. Però l'Ikea è universale, scusa. Adesso facciamo un altro gioco di parole, è un Ikea universale, come un'icona, è un'Ikeona universale. No, infatti, cioè uno va all'Ikea, entra nel tempio degli svedesi, nel luogo... Vabbè. È uno scherzo, sto dicendo una cosa giocosa, simpaticamente scherzosa, però ci sono andato veramente all'Ikea perché volevo curiosare. Sai una cosa, Roby? È identica in tutto e per tutto, dal primo zerbino alla matitina, quella che ti danno omaggio, alla nostra. Proprio questo era, qui potremmo poi aprire una parentesi che riguarda il mondo della globalità. Oggi il mondo della globalità però sta scomparendo con quello che sta accadendo in Europa. Tu ci riporti invece e ci unisci sotto la tua spada, perché ricordiamo il viaggio di Paolo Goglio verso Capo Nord. Adesso ci dirai più o meno quanto manca ancora, camperista solitario. Ma ecco, qui mi chiedete sempre quanto manca. La realtà è che dovrò star fermo una decina di giorni per problemi tecnici. A prescindere dal fatto che comunque vadano le cose, la strada di Capo Nord è chiusa fino al primo di maggio, quindi
blocco forzato su tutti i fronti. In questo momento sono in un campeggio dove mi sono barricato, io lo chiamo campeggio, è un campeggio probabilmente, vabbè, oltre che di vacanzieri, di pescatori, perché c'è proprio tutta una montagna di attrezzature da pesca, quella pesante, qui si pescano salmoni, molto importante. E adesso è un po' buio, guarda. Però facci però vedere, ecco, dai, facci vedere qualcosa. Vedi, dai. No, si vede. Facci vedere. Si intravede. Si intravede. No, quella... molto proprio in quel primo poco piano. Che ritorna, quel poco ritorna che vedi. Ritorna col finestrino. Facci vedere questo. Ma ci ho attaccato il hard disk, non vorrei fare i pasticci. È attaccato ai fili, è connesso così, attraverso. È connesso, vai. No, perché sono ho gli hard disk che stanno scaricando le immagini, quindi se si stacca qualcosa. No, ma è quello che mi circonda, qui alle mie spalle, è il mare. E il mare qua è completamente ghiacciato, è uno spettacolo che non ti immagini. Per cui vedi i gabbiani, c'è anche un'aquila là dietro, le gru, dei trampolieri, un sacco di uccelli. Acquatici non, che stanno tranquillamente appollaiati proprio su, non so se è già il pack, però vabbè, comunque un effetto che per me, che lo vedo per la prima volta, è veramente notevole. Per cui siamo abituati a vedere il mare, no, con il suo orizzonte, e qui vedi la distesa di ghiaccio e all'orizzonte si vedono la striscia azzurra, perché questo probabilmente è il fondo di un fiordo e al mare aperto. Ovviamente il mare è liquido e non solido. E è uno spettacolo veramente potente ed è qui che farò a questo punto il secondo raggio di luce, anche perché dovrò fermarmi almeno due o tre giorni. Mi sto facendo spedire. Nei prossimi giorni quindi ci manderai le immagini. Stasera vediamo te, invece domani allora, sera voglio mandare le immagini di questo lago come ce l'hai raccontato. Così abbiamo Ti mando certamente le immagini e... preannuncio tra l'altro che nel mio video diario, che in questo momento è ancora in Italia, farò un salto temporale. Ho deciso di pubblicarlo quasi in tempo reale, altrimenti la cronologia diventa un po' obsoleta. Quindi se riesco tra due giorni stessi pubblico quello che è successo ieri e via via pubblico, insomma, con un ritardo diciamo di due o tre giorni massimo. E poi vabbè, chi mi segue non capirà più nulla, perché dico, ma come ieri sei in Italia. Però non hai lo spieghiamo noi un po' questo viaggio, questa cosa. Comunque e ti manderò ti faccio magari una cartella di immagini, perché ho fatto le riprese con il drone di questo mare visto dall'alto con dietro la foresta, una cosa spettacolare. Però e nel poi... video che mi ha mandato ieri, che sono riuscito a aprire poi questa sera, dicevi una cosa sull'entrata, no, in connessione con la natura. Poi ci sono anche dei video tuoi, delle foto che ho visto sul vederlo Paolo Goglio, lì in mezzo comunque c'è la banchina di ghiaccio, sei in mezzo, sono delle cose del drone. E stasera invece ti sentiamo solo parlare, tra poco abbiamo anche l'oroscopo che preme, voglio farti arrivare un attimo invece a dire quella stavi dicendo, sono qua in questo posto e qui si sente la connessione con... non ancora, perché ho avuto una giornata molto problematica e ancora non so se poi potrò di fatto andare avanti, perché proprio ho un problema tecnico con il camper che non ho ancora risolto. Per cui, dovendo comunque fare una sosta forzata fino al primo di maggio, anziché andare verso Capo Nord con il rischio di incasinarmi con delle temperature molto ostili, sto qui, la temperatura è -2,8, quindi una temperatura a cui anche noi siamo abbastanza abituati, e difatti sono in un campeggio perché qui ho la corrente elettrica e ho attaccato la stufetta, ho dei problemi con il riscaldamento, mi si è rotta la pompa che riscalda il camper, quindi è quello che devi aggiustare per poi proseguire questa avventura. Non vado a Capo Nord senza riscaldamento, senza potersi scaldare in qualche modo, non assolutamente no. Però no, per quanto riguarda la connessione con la natura, anche ecco, se io questo oggi è un discorso, però ad esempio qua sopra le colline è un discorso molto importante, perché chiaramente in una giornata come quella di oggi, che ho passato tutta la mattina sdraiato sotto al camper, è una connessione di altro genere, un po' diversa. Però domani e nei giorni successivi poi mi dedico all'ascolto, proprio osservare questi spazi, non solamente per fare due immagini, ma proprio stare lì, perché questi sono spazi
di ascolto, secondo me, per noi, tra l'altro, assolutamente inediti, dove lo sguardo raccoglie proprio delle emozioni nuove e quindi arriverà qualcosa. Io spero di... Io guarda, credo di sì, anche se io penso sempre, sono veramente un praticante quotidiano e in full immersion, c'è anche stare sotto il camion a ripararlo per me, poi entrare in connessione. Anch'io che domani mattina dovrò iniziare questo nuovo lavoro molto particolare, che adesso non racconto, ma racconterò tra un po'. Che non ha niente di particolare, anzi abbastanza normale, però devo essere comunque in connessione. Comunque la difficoltà oggi e sempre è rispetto a chi, se vai in un posto bellissimo, oggi eravamo sul Trebbio, in un posto dall'alto, ti ho mandato una foto, eri in connessione, isolati, in mezzo alla natura, verde, colori stupendi, il Trebbio in lontananza, però la connessione io devo averla, non soltanto quella del wifi, ma quella con la meditativazione, con le energie, anche adesso che sono a casa, che tra poco c'è mio figlio, devo cenare, le cose, domani mattina c'è un lavoro, cioè tutte, se io non riesco a fare questa connessione quando sono nella quotidianità, per me sono connessioni che funzionano. Il primo passaggio è rallentare la mente e quindi cambiare un attimo frequenza. Tu pensa che qua in Svezia lo stress è visto come una malattia, ed è per questo io non ho ancora sentito una volta suonare il clacson e non ho ancora visto una volta una macchina farmi gli abbaglianti, anche se vado piano, anche se mi imbrano, mi incasino, eccetera. Ti mando sulla Simona che ti suona il clacson e ti fa gli abbaglianti. Te la mando dietro adesso, te la faccio parcheggiare dietro. Se io vivessi là, probabilmente sarei altro. Scusa. No, ma poi lo vedi, cioè qui. Quelli che non esiste, quello il milanese che va di fretta, non esiste che arrivi alla coda, che poi coda, di cui non ho ancora fatto un fermo di automobili, di camper guidando, quindi al massimo un paio di rallentamenti, quindi non ho mai avuto la colonna che stai lì fermo, l'energia diventa un po' diversa. Stiamo parlando di un popolo di 10 milioni di abitanti su una superficie che è 3-4 volte la nostra, è facile, ed è quasi tutta abitabile, non ci sono le montagne da 4.000 metri. Ma ti sei innamorato della Svezia, ti vedo bene adesso nella trasferta, vedo che un po' devi intanto rimanerci, quindi la studi, ma ti vedo bene a fare lo svedese. No, quindi vabbè, tra poco appena farà buio, perché adesso c'è il problema che qui la notte arriva sempre più tardi e tra poco non arriverà più del tutto, ho i giorni contati. Hai i giorni contati tu per il raggio di luce. È l'altro problema, perché esatto. Se non arrivo nei primi giorni di maggio, poi ciao, non fa comunque più buio il raggio. La strada è chiusa fino al primo di maggio, ma perché adesso è troppo freddo? Cioè, perché è chiusa la strada? Ma allora, probabilmente è proprio una chiusura per la stessa ragione con cui è chiuso il passo dello stadio, uguale. È la praticabilità. Perché è troppo freddo, sì. L'ho studiata un attimo, già in buone condizioni è una strada complicata da fare con un camper. Ti incroci un altro camper, bisogna capire chi passa, come passa, dove passa. Beh, passa. No, niente, tu tiri fuori il raggio di luce, io devo andare a Capo Nord. Cioè, se c'è San Michele, passo io. No, e se c'è delle condizioni ostili, che ti becchi una bufera di neve su quelle strade lì, insomma, ho bisogno di programmarla bene, essere pronto, preparato. Quindi stanotte, raggio di luce. L'unica cosa, Roby, non ti manderò le immagini del raggio di luce, lo so che ci tieni, perché sto ancora preparando i comunicati stampa del raggio di luce in Svezia e che devo farli in inglese, non sono capace, sto cercando chi mi fa una traduzione decorosa, chi mi fa un po' da mediatore per varie situazioni, e quindi vabbè, non voglio spoilerare un po' quelli che sono i contenuti. Quando vedremo dopo. Anche dopo io non ho problemi. Lo sarà il momento, facciamo, te lo mando volentieri. Esatto. Va bene Paolo, attenzione. Grazie Paolo. Prosegui. Grazie a te Simona, Roberto. E domani ti mando delle immagini qua da questa location, che deve essere una cosa spaziale. E ti mando anche qualcosa già stasera di quelle che sto scaricando adesso. Vedrai perfetto. E poi magari mi racconti brevemente sempre qualcosa, così inserisco la tua voce insieme alle immagini, se no poi ne parliamo comunque noi. Grazie Paolo, ci è stato un piacere vederti, ciao. Sentirti, e noi siamo con te, stando qua. Grande Roby, ciao Simona. Ciao.
Ciao. Grazie a Paolo Goglio. Grazie alla Miki. Grande ciao, viaggio. Miki. Eccola qua, c'è anche la Miki. Senti, allora, proseguiamo con... vuoi l'oroscopo della settimana degli angeli? Cosa mi dici? Sì, dai. Oroscopo. Oroscopo. Abbiamo la poesia della Miki, abbiamo la poesia della Miki da ascoltare, che adesso la teniamo. Che domani, che questa volta la settimana inizia martedì, insomma, facci iniziare bene la settimana. Degli angeli, sì, di questa settimana, quindi si parte con il segno dell'Ariete, abbiamo un Ariete con una settimana proprio una buona partenza. E sono due, c'è Asiel, c'è Raffaele nel segno dell'Ariete. Quindi Raffaele che lo mette un po' in guardia, vi mette un po' in guardia e cercherà anche di, per quelli che hanno avuto qualche acciacco in questo fine settimana, insomma, si guarisce e si riparte alla grande. E invece per tutti gli altri c'è una settimana che parte già ricca. Per il segno del Leone abbiamo invece la fretta di combinare qualcosa, ma dovete farvi aiutare dagli amici, dalle vostre energie. C'è Akaya che vi mette in guardia. Scusa, il Leone o il Toro? No, il Toro, scusa, ho detto il Leone. Il Toro. Ecco, tu seguimi e correggimi perché poi vedo anche... non sei conseguenziale, no, ti seguo. Toro. No, perché sto seguendo diverse cose. Allora, abbiamo i gemelli che iniziano questa settimana un po' anche all'insegna dei soldi. Arriveranno, bisogna cambiare dimensione però, e l'EMA vi porta verso un'altra dimensione. Guardate molto lontano, guardate molto in là, guardate in lungo, perché l'EMA vi aiuta in questa traversata, tra l'altro con la luna dritta, però bisogna mantenere un po' la luna dritta. Qui ci dovrebbe pensare Melael, ma dovete pensarci anche voi dei gemelli, perché c'è questa settimana da attraversare e che va verso un'altra dimensione. Abbiamo il Cancro con l'Arcangelo Michele, il passaggio un po', questa settimana si porta qualcosa che portiamo già dal passato, ma si taglia qualcosa, insomma si aggiustano un po' di cose, soprattutto ci sarà una nuova relazione o l'inizio di una relazione che va rinnovata con Anael, che questo angelo che parla di relazioni, di nuovi contratti, di nuovi anche accordi amorosi, o può essere magari un nuovo lavoro. Per il segno del Leone, una settimana all'insegno un po' delle energie che vanno, quindi cercate invece una situazione di riposo, cercate e attivate l'angelo Lauvia, questa energia che vi permette un po' di crescere come sintonia, proprio diciamo prima, con la connessione con la natura e col proprio intuito. Quindi dovete ritagliarvi il vostro angolo. Sono arrivato alla Vergine, tu che mi segui. Beh, giusto? E abbiamo Cassiel è sempre quando ci sono queste energie, vuol dire che c'è qualche segreto, bisogna fare attenzione ai passi che si fanno, come vi muovete, perché qualcuno trama contro di voi. Ma con Shekinah invece potete trovare energia anche dal campo erotico, dal punto di vista proprio dell'erotismo, dell'unione stellare, quindi un grande amore. L'amore come sempre porta probabilmente dei dubbi, porta qualcosa che vi mette un po' in guardia, quindi siete divisi tra quel godervi questa cosa e poi rimanere un po' in guardia. Per la bilancia abbiamo tante parole, una settimana all'insegna del word, del raccontarsi, del raccontare, qualche temporale di passaggio, ma con Ariel si può tagliare via tutto, i pensieri negativi. Ecco, non chiudetevi nei pensieri negativi, se no rimanete fissi lì e non vi muovete. Veniamo allo Scorpione, e una settimana questa dello Scorpione con una situazione melodica, insomma, con una situazione piacevole, un ritorno forse qualcosa del passato, però che poi deve essere inserito nella quotidianità. E non manca la speranza di creare cose nuove. Attenzione però, se dovete chiedere qualcosa, a chiederlo nella maniera giusta, alla persona giusta e nella maniera giusta.
riuscire a bilanciare queste cose. Per il Sagittario, gli amici, le amicizie sono importanti questa settimana, anche se qualcuno di questi amici e amicizie non è proprio così leale, non sarà proprio così leale con voi, ma voi sapete rimanere fermi sulle vostre posizioni, avete VUIA in questa settimana e quindi siete un po' voi il cardine delle amicizie, di quello che accade, di quello che non accade, che gli amici del Sagittario sapranno riconoscere il falso dal vero. Per il Capricorno, volate verso nuove mete, ma portate con voi il partner, la partner, svegliatelo anche dal punto di vista della sensualità, cercate di dare un risveglio al vostro partner, e tutto il resto è gioia che avete dentro, non è noia come dice la canzone, ma è gioia, ma che avete dentro, perché Nitania vi segue questa settimana, quindi vi porta alle conoscenze di ciò che già sappiamo, le conoscenze a casi che è famosissime. Per l'Acquario abbiamo Zadkiel e abbiamo Assalia, ed è un momento in cui si raggiungono delle mete importanti. Questa settimana si può proprio raggiungere qualche situazione che vi porta a cui arrivare con successo, con fede dentro a voi stessi, cioè dovete essere voi stessi il vostro fans numero uno, la vostra fans numero uno, e attraverso Assalia siete protetti, potete raggiungere la meta. Chiudiamo con il segno dei pesci, con la ricerca di nuove realtà, nuove situazioni. L'Arcangelo Gabriele per il segno dei pesci questa settimana, e poi c'è Uriel che vi consiglia di guardare le cose dall'alto, come se da una nuvoletta potete controllare e guardare il mondo, quindi farci anche una risata su ironia, distacco dalle cose terrene, e però guardate, dove c'è una lucina che si accende, probabilmente c'è una nuova via, una nuova strada che potete percorrere, che vi porterà al successo e realizzare quello che Gabriel di solito, quando indica una strada, vuol dire che è una strada importante. Bene. E questa è un po' la settimana con gli angeli. E allora vedo che ci sono tutti i commenti, abbiamo anche, come dicevamo prima, però, la nostra Miki. Parliamo di autori, parliamo a questo punto di poesia. Tu volevi... Parliamo di Emily Dickinson, giusto? Parliamo di Emily Dickinson, cosa dici? Poi o volevi introdurre anche il giorno? Io intanto faccio scorrere la nostra... Ah, la giornata mondiale di domani è incredibile, giornata mondiale dell'aglio. Attenzione, gli autori della Miki. Chi sia l'amore? Tutto ciò che esiste e ciò che noi sappiamo dell'amore, e può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore. L'amore, l'amici, questa sera poesia bellissima di Emily Dickinson, ci fa molto piacere che ci regali una poesia a sera o quasi. Allora, dice, domani giornata mondiale dell'aglio? Sì? Ma è giornata mondiale dell'aglio, sì. Dove è finita? Eccola. Sei sicura, no? Che sia, sì, proprio la giornata mondiale dell'aglio? Non lo so, io l'ho trovato sul web, mi piaceva, mi pareva quella. Aspetta. Mauro ha un'idea diversa. Sì, c'è Mauro che ha un'idea diversa. Sentiamolo un attimo. Buongiorno. Eccolo, buongiorno qua. Buongiorno. Signor Forti, sì, oggi è la giornata mondiale del soffiatore smarrito che pulisce i marciapiedi alle 6 del mattino. Questa è la giornata mondiale, sentila, il soffiatore di foglie. È una bella lotta tra giornata dell'aglio e soffiatore di foglie. Ma io ti propongo anche un altro soffiatore di foglie. Ti propongo anche un'altra giornata mondiale, che sarà invece una giornata mondiale che noi vivremo tutti insieme, agli amici che vogliono venirci, che vorranno venirci a trovare proprio qua, martedì 26 aprile dalle 18 alle 20, donne che leggono le donne, raccontare il femminile, tutti invitati, tutte invitate all'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, questa performance multimediale. Ci saranno un sacco di ospiti, poi ne parleremo ancora anche nelle prossime serate. Io ho sempre questo cartello qui che non è alle mie spalle, ma è il mio davanti. Qua, è qui. Io invece sono qui in Epicurea stasera, siamo qua in associazione, la
dell'associazione Verda. Ti ringrazio per aver ricordato questo appuntamento molto importante. Il progetto Donne che leggono le donne, a cui ha partecipato anche la nostra Miki, è un po' l'idea di continuare a raccontare il femminile, quindi le storie delle donne che saranno presenti come ospiti, le storie delle donne che ci hanno aiutato a fare il progetto e insomma tanti altri racconti, per non dimenticarci che dobbiamo diventare soggetto e non oggetto. Quindi ne riparleremo nei prossimi giorni. E allora, e intanto scorre anche sul banner il numero proprio di Epicurea per le coppie in crisi, per chi avesse bisogno di un aiuto psicologico di crescita emotivo, emozionale, tutto quanto, ci contatta con Epicurea e abbiamo il 371-3343-761. Simona, andiamo. Roberto, allora, senti, chiudiamo. Allora, chiudiamo l'appuntamento. Attenzione. Alla fine volevo chiudere leggendo la poesia della Miki che ha scritto oggi e la volevo leggere. Della Miki, ma non nel senso, lei legge le poesie delle altre, questa volta leggiamo. No, questa è la sua, perché la Miki scrive anche una scrittrice, poi ne parleremo. Volevo ricordare l'appuntamento di Radio Raccontiamoci domani all'1:20 con la dottoressa Nicoletta Porcu, che ci ha portato in tutti questi mesi a un percorso sulle emozioni. Domani parleremo di allenare la mente, quindi non ci sono più scuse dell'età, la scusa ma io mi dimentico sempre. Domani approcceremo questo. Eccola qua. Vai. Tutti tolgono tutto tranne te, che sei l'essenza di me. E con queste parole della Michela vi diamo la buonanotte e allo stesso tempo anche il buongiorno per chi ci guarderà domani. Ciao Miki, ciao a tutti.